7000 tal, ho tanti amici e non lo so. Questo branco di esaltati perde tempo e noi. Toglietemi la tal, non appartengo a questo zoo. Toglietemi la tal, ho tanti amici e non lo so. Questo branco di esaltati. Ciao, buon pomeriggio amici telespettatori di Casa con Me, siamo tornati con il segnale finalmente. Buon pomeriggio Piero. Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio, siamo finalmente tornati e questa è una gran bella notizia. Per festeggiare c'è Jenny, che è una grande amica della nostra trasmissione, che ci ha portato una torta. Una torta buonissima con le mele. Grazie Jenny, sei sempre gentile, ti vogliamo bene, lo diciamo. Veramente, c'è Attilio sopra, il direttore, che ne ha già mangiato una cioè, fetta. Cioè, in realtà l'ha finita. Sì, 4 metri quadri di fetta. Grazie Jenny, grazie. È stata veramente una bella sorpresa, perché sai che questo è un periodo particolare, non si mangia molto, io sono quasi anoressico, insomma. Potrei fare il ballerino, secondo voi? Sì. Ma sono bugiardissimo. Ma di cosa parleremo oggi? Ecco, di cosa parleremo oggi? Di cosa parleremo? Vabbè, facciamolo dire direttamente a loro. Di cosa parleremo oggi? Di ballo. Di ballo, oh. Veramente? Di ballo. Veramente. Diamo il benvenuto quindi alla scuola di ballo Ballando con le Stelle, rappresentata da Luigi Carella. Buon pomeriggio e ciao a tutte voi ragazze. Benvenuto il maestro Luigi Carella e benvenute. Allora, perché non è che si potevano chiamare Maria, esatto, Lucia, Anna. Esatto. Aisha. Chi è Aisha? Tu. Siria. Io. Erika. Io. Luigia. Meno male che si chiama Luigia. No. E Doriana, no, benvenute foggiane. Quanto sono in con questo verde acido. Ah sì, perché poi lei è appassionata di moda, quindi insomma vi sta già squadrando. Tu non te lo puoi permettere. Esatto. Non ti preoccupare. Soprattutto dopo pranzo, no? Sì, esatto. Tra l'altro, anzi lo chiediamo direttamente a Luigi, al maestro, sono reduci da una vittoria importante, no? Sì, alla World Dance Festival che si è svolto domenica a Lecce all'Hotel Tiziano. Ah, l'Hotel Tiziano, insomma, che è il più famoso di Lecce. E hanno raggiunto il primo posto. Oh, bravissime! Hanno battuto i leccesi. Anche. Oh, mi fa piacere doppiamente. E non solo, perché non anche penso... di Bari e di altre regioni c'erano. Ma mi fa piacere ancora di più, insomma. Era a livello internazionale, esatto. Perché c'erano degli ospiti della televisione tipo Garrison e altri artisti, Carole Smith e altri artisti. Insomma, grandissimi ospiti. Sì. E Foggia finalmente ha detto la sua. Ieri avevamo come ospite l'assessore alla cultura del comune di Foggia, che vantava e faceva bene le bellezze di Foggia le abbiamo qua oggi, perché insomma stanno portando alto il nome di questa città per quanto riguarda questa disciplina, ma questa è cultura a 360 gradi. Prima però di parlare con loro, che dobbiamo fare, Federica? Ricordiamo lo sponsor. Oggi chi giocherà con noi dalle 15.30 in poi, lo 0811 33 0035, vincerà 500 grammi di caffè Sega Freddo Classico. Sono due confezioni da 200 grammi, quindi lo sponsor è... Segafredo Zanetti, che è lo sponsor di oggi, e ci fa piacere perché poi nel primo pomeriggio un po' di caffè Segafredo, un po' di caffè a noi no. Esatto. Vabbè. Mai. Vabbè, vorrei conoscere un po' di più le ragazze, presentatevi quanti anni avete? Spingete l'interruttore per accenderla? No, per accendere te. Dietro. No. Allora, presentati, come ti chiami? Allora, sono Siria. Sono di Foggiana, ho 15 anni e sono una studentessa, vado al liceo scientifico Alessandro Volta. Ah, benissimo, benissimo. Il tuo liceo preferito. No, il mio liceo nemico, perché però non fa niente. Quanto tempo fa tu avevi 15 anni? No, non mi ricordo che... Allora, Napoleone, no, poi allora Garibaldi, non mi ricordo, tanti anni fa. Il Volta era già là. Vero. Quindi studentessa del Volta, oh, che bello, una studentessa del Volta che mi piace. Oh, va, sono contento. Poi,
Allora, mi chiamo Doriana, ho 14 anni, sono di Foggia, sono una studentessa e vado al liceo classico Lanza. Ma che liceo brave! Classico Lanza. Cioè, tutte liceali. Tutte studiose. Mi fa piacere. Poi... Allora, io tu sono non Erika. Studi, vero? No, fai il muratore. No, no, studio. Ma diciamo. Io vado alla scuola media Alfieri. Sì. Come ti chiami? Erika, l'ho detto all'inizio. No, lo ridiciamo perché io sono anziana. E quanti anni hai? Io ho 12 anni appena compiuti. Hai 12 anni come? Appena compiuti, quindi sei già grande ormai, ho 12 anni. Io sono delle donnine. Però si sono messe in ordine di altezza. Poi. Mi chiamo Luigia, ho 12 anni e vado alla scuola Parisi di De Santis. Oh, alla Parisi De Santis, 12 anni, cioè tu... Ma che dici? Potresti essere sua madre. No, invece io 3-4 anni fa avevo 12 anni, sì, ad esempio. Vabbè. Poi? Allora, io mi chiamo Aisha, ho 10 anni e frequento la San Giovanni Bosco. Ah, oh, che carina. Che bello, la San Giovanni Bosco. Ma quindi lei è la più piccola, giusto? Certo. Come mai ti chiami Aisha? Perché mio zio è algerino e allora trovando dei nomi mia madre mi ha dato il nome Aisha. Che bellissimo. Oh, lo diciamo agli altri. Aisha si dice, no? Perché c'è qualcuno che è Aisha. Cioè è un... Magari può capire un po' male. Esatto. È un bellissimo nome. Quindi sì, hai un po' di sangue algerino tu. No. Ma sai però un po'. Dai. Sì, anche tu. Sembri proprio una cecoslovacca. Vabbè. Lasciamo bene. Oh, con che specialità avete vinto a Lecce? Con lo spirito di ballare e con molta grinta. Però che cosa avete ballato? Che tipo di danza? Sincro? E poi maestro? Coreografico. Oh, è coreografico. Spieghiamo un pochino. Perché lei giustamente, lei balla e basta. È vero, tu mi hanno detto che la mattina ti svegli e già balli. E poi continui a ballare fino alla fine. Oh, anche alla San Giovanni Bosco balli, vero? No. Vabbè. Dei bagni. Oh, spieghiamo quindi che cosa sono. Cosa in realtà sono delle danze a squadra dove ci sta una base latinoamericana o caraibica o moderna. Ah, ecco, quindi tutte e due, sia la sincro che la coreografia. Allora, la sincro ballano contemporaneamente tutte insieme nello stesso movimento, fanno tutti quanti gli stessi movimenti nello stesso momento, mentre coreografico è una coreografia dove si incrociano, fanno degli schemi di ballo, incrociandosi, creando delle figure. Tra l'altro non deve essere facilissimo, anzi secondo me, ho sentito sincro, ho subito pensato al nuoto sincronizzato che è uno degli sport più difficili. Però comunque è abbastanza difficile la coreografia è abbastanza difficile. Per trovarsi tutti insieme non è semplice. Quanto tempo ci vuole? Bisogna allenarsi almeno un paio, 2-3 ore alla settimana. 2-3 ore alla settimana. Loro quindi si sono allenate per Si allenano, iniziano con l'anno accademico ad ottobre e poi dopo 2-3 mesi iniziano le varie competizioni per tutto l'anno fino a fine anno scolastico. Perché loro ballano perché si divertono, ma ballano perché poi vincono, sono delle ballano campionesse. E studiano soprattutto le tecniche di ballo, che sono le cose fondamentali che poi fanno crescere un ballerino. Certo, guardiamo, ecco, alcune fotografie. Questo dov'è? Qui è al Palazzetto Taralli di Foggia, dove hanno fatto un'esibizione alcune domeniche fa. Che c'è stato un gala. Ecco. E poi, insomma, poi vedremo, c'è tutto un mondo intorno a questi balli che noi non conosciamo. Oh, quante erano belle queste! Molto anni 30, 40, no? Anni 20, zero di moda, sì. Molto, molto Charleston, esatto. Ho detto bene. Dove eravate? Sempre lì, a Foggia. Cioè, bellissimo questo. E qui che cosa dovevate ballare? Chi ce lo dice? Qui è un coreografico. Bellissimo. Ma quindi questa robetta qua ve la mettete sempre, questi brillantini? Cioè no, loro proprio sono nate così. Esatto. Cioè loro dormono anche con... Sì, loro vivono tutto. Così. Non vi ammazzate per il microfono, tanto parlerete tutte. Oh, qui è la coreografia. Sì, questo è un finale di una coreografia che hanno fatto. Bellissimo. Poi vediamo qualche altra foto.
Ecco, qui stavano. Qua si sfrenano. Sì, si sfrenano, ovviamente le vedremo ballare. E qui è proprio un'immagine di domenica, alla World Dance Festival, una gara di Lecce. Immagino durante una loro, sì, abbastanza. Oh, quanta gente. Voi non vi vergognate davanti alla gente? Come cioè, no, c'è una categoria. Categorico. Non avete un po' di timore quando dovete iniziare. Però. Cioè, però secondo me ballare. Poi dopo la passione ti guida. Assolutamente. Quindi... Cioè, a voi interessa soltanto ballare. Oh, quindi potrebbero esserci anche 100.000 persone. Voi continuate a ballare. Oh. Ma secondo me questo strano... questi brillantini danno un po' di domani te lo compro. Domani, ditemi, lo compriamo perché così la facciamo felice. Perché cioè, vuoi ballare con loro? No. Poi la, se volete la potete far ballare. Lei è una gran ballerina. Non è vero. Sì, no, veramente. In realtà, dall'altra parte, anzi, sopra mi sa che gliel'ho dato a Carmine. Non so se Carmine mi conferma. Io ho un costumino carinissimo da far indossare a Piero, simile al vostro. Così poi dopo ballerà insieme a voi. Film di Dario Argento, praticamente. Sì, benissimo. Eccole qua con il premio, Qui un'altra gara svoltesi a Giovinazzo. Ah, ecco. Insomma... Ci spostiamo anche immaginate fuori, sì. Quindi, ogni coppa per ognuna. Sì, sì, sì. Che bello. Questa qui sarebbe, per il microfono. Questa sarebbe la cosiddetta coppa di partecipazione. Certo. Poi ci sta la coppa che si prende in base alla premiazione, alla posizione che fanno in certo, gara. Certo. Allora, parliamo un pochino di te, che sei tra l'altro giovanissimo. Hai fondato Ballando con le Stelle quanti anni fa? Io dal 2005. Dal 2005, quindi insomma avevi 8 anni quando... No, 8 anni. Ma lui balla da quando aveva 10 anni. Balli da quando avevo 10 anni. Fantastico. Cioè, quali sono i balli in cui sei specializzato? Tu sei un maestro, quindi insomma avrai delle specializzazioni. Certo, danze standard, danze latinoamericane, caraibiche, danze argentine e poi... coreografico che faccio con loro. Lui insegna anche il tango argentino. Oh, che è uno dei balli più sensuali, certo, in assoluto. Certo. Quindi tu lo insegni. Di feeling, è un ballo di feeling, come lo stesso anche il caraibico, è lo stesso, sono balli che si deve creare un feeling in coppia, altrimenti non si può ballare, sì, si balla, però non, non si interpreta, ballo, dai, diciamo. Perché sono balli di interpretazione molto. Invece balli quelli standard quali sono? I balli standard parliamo di valzer inglese, tango, quick step, slow fox, valzer viennese. Ti risulta, vero Piero? Sì. Per te è roba oltrepassata. Sono nel sangue io. Invece quelli che vanno molto sono le danze caraibiche, negli ultimi anni stanno andando molto, baciata, salsa, i villaggi zomba, turistici sono quelli anche, che hanno fatto sì, un po' sì, scuola, sì, anche se poi diciamo che nei villaggi perché, turistici... No, perché sono quelli che attraggono di più i giovani. Esatto, perché si socializza, sì, perché si sta insieme. Amicizia. Però possiamo dire una cosa, sfatiamo un pochino il mito dei balli caraibici che si possono fare ovunque, nel senso che sì è vero si può ballare ovunque, però c'è anche ci sono anche molti istruttori che si inventano istruttori, certo. Cioè non c'è, cioè ce ne sono pochi di istruttori veri. Diciamo che c'è il maestro che insegna solo i passi. Ecco, esatto. E quello è il cosiddetto istruttore. Poi c'è il maestro, colui che ti insegna il portamento, lo stile, esatto, la postura, cioè certo, cambia tutto e il ballo. Sì, perché cioè fare una baciata, lo dico da gran ballerino. La baciata, se si fa in maniera da divertimento è semplicissima. Bisogna studiare la tecnica del movimento del corpo, è difficile, diventa anche difficile. Poi, la baciata che sembra un ballo semplicissimo, non è semplice. È un ballo sensuale, molto infatti negli ultimi anni si è sviluppato la baciata sensual, che sarebbe un'evoluzione della baciata normale. La baciata marpiona. Lui ha vinto la coppa della baciata sensual. Sì, proprio una coppa, una di gelato. Dove l'uomo in poche parole gestisce la donna con i movimenti delle braccia, del corpo, delle gambe. Quindi non è solo il non è solo quello. Perché infatti poi quello che si impara... In realtà è quello, perché è l'uomo che guida la donna. Certo. Ma invece si vede molte volte donne che guidano infatti, uomini. Come ma sai perché? Perché gli uomini si scocciano, cioè... Provate a dire a me vai a fare la baciata. Sì, ho capito, ma è l'uomo che deve guidare la donna. Cioè, sì, non esiste che io donna devo guidare l'uomo. Questo perché? Proprio perché
molti istruttori improvvisati nei villaggi ti insegnano che la baciata è e ti rompi le scatole, perché cioè così ti rompi le scatole. In realtà è bellissimo. Potete farmi vedere una baciata? No. No. Dai, voi due, fate vedere soltanto dei passi di baciata. Oh, dai, ecco, guardate. Cioè, guardate soltanto il movimento, com'è ben diverso dal... Ecco. Infatti. Cioè, è tutta un'altra cosa. E pensate che non hanno la musica. Guardate, questo significa che loro il ritmo ce l'hanno nel sangue, ce l'hanno. Oh. Che bello, brave! È tutta un'altra cosa rispetto a quelle siete nei villaggi dove c'è l'uomo in ciabatte con la pancia... Ma due fanno anche la salsa. Ah, sì? Ah, anche la salsa. No. Sai cos'è? Io sono interessato perché sono un pelato e quindi sono amico pelato. Oh, la salsa. Oh, che è bellissima. Cioè loro ballerebbero fino a domani. Della trasmissione. Fino a domani. Bravissime. Oh, questo tipo di balli non c'entra niente con il liscio, vero? No. Ecco, perché questo è un altro. Il liscio sarebbe il ballo tradizionale, il cosiddetto ballo tradizionale, il liscio, la mazurka, la polka, il valzer. Quindi rientra nei balli standard? No. Rientra nel liscio unificato, che è un'altra disciplina, chiamata adesso, liscio viene chiamato ballo nazionale, cioè nel senso che rientra come mazurka, polka e valzer viennese. Cioè balli quelli un po' di pappagore. Il ballo da sala sta svanendo, diciamo che era il cosiddetto che si ballava tantissimi anni fa, che era il bazzarlendo, il tango e il foxtrot, perché hanno preso ormai i balli moderni, sono i danze standard, cioè che attualmente si ballano di più del ballo da sala. Però il liscio rimane comunque sempre un ballo, un classico. Però diciamo che i giovani preferiscono più questo. I giovani si avvicinano più al latinoamericano, più al caraibico, più al coreografico. Più a ecco, tutte tu che le danze sei squadre. Giovane, vabbè, togli il fatto che balli, che insegni, però la mazurka, la polka, paso doble, anche tu immagino che non li ami come puoi amare questo tipo di danza. No, veramente, da piccolo, iniziando con il liscio, mi ha colpito proprio lì, è nata la passione, perché sono stati i primi balli che i maestri ci hanno insegnato e abbiamo gareggiato nel liscio, nel ballo da sala. Poi è normale che all'epoca il caraibico, ti parlo di 15 anni fa, 16 anni fa, il caraibico, specialmente nel foggiano, non andava molto. È vero. Negli ultimi 10 anni diciamo che ha preso piede molto il caraibico. Infatti prima la baciata era pure diversa, che non era quella che si fa attualmente. Poi con gli Avventura che hanno portato la baciata, è cominciata a nascere la baciata. Dove l'ho odiata quella canzone, l'odiavo. Era un'ossessione. È loro che hanno portato realmente la baciata qui in Italia. Ecco. Più. Mentre, ecco, il liscio, in Romagna va ancora fortissimo. Sì. Lì però è folcloristico, è più folcloristico. Sì. È diverso, perché quello è folk. Sì. Noi facciamo liscio da scuola, tradizionale, però di scuola. Che bellissimo, didattico, ma la vostra scuola lo didattico. Fate anche? Io sì, faccio anche corsi di liscio. Quindi ballo tu da balli sala. Sempre, anche tu? Io sto quasi tutti i giorni a scuola. È bellissimo questa cosa. Quanti siete a scuola? Quanti insegnanti? Attualmente sono solo io. Sei solo tu? Prima avevo un'aiutante istruttrice, però attualmente sono solo. Fantastico, una pazienza incredibile, fai yoga, cioè devi fare qualcosa, perché cioè avere una pazienza, loro non si fermano mai, immagino che ci saranno tanti altri. Ci sono ancora altri piccolini e poi ci sono gli adulti che fanno il liscio e poi ci sono altri giovani che fanno i caraibici, quindi santo subito. Benissimo, allora prima parte di questa trasmissione termina qui, chiamateci allo 0881 330035 non soltanto per vincere l'ottimo caffè Segafredo, ma anche per parlare con i nostri ospiti, con le nostre ospiti, tanto ballano tutto, sono bravissime. Le vedremo ballare nella seconda parte, ne abbiamo due, avremo due balli, e quindi ne vedremo delle belle, davvero, 0881, l'unica bella che non vedremo è Federica. Dai! 0881 33 00 35. Vuoi vedere le partite casalinghe del Foggia gratis e in tribuna? Con Convi si può!
Recati ogni giorno nei supermercati Combi e potrai realizzare il tuo sogno. Porta con te la Fidelity Card Combi. Se non ce l'hai, puoi farla gratuitamente. Effettua un acquisto per almeno 5 euro e conserva lo scontrino. Poi, sintonizzati sui programmi di Teledauna, dove ti sarà data una parola chiave, e vola sul sito www.combi.it. Inserisci il codice scontrino e quello della Fidelity insieme alla parola chiave del giorno e dalle 15 in casa Combi potrai partecipare all'estrazione di 30 biglietti per ogni gara casalinga del Foggia. Combi, we love Foggia! Supermercati Convi, la differenza in evidenza. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra. Il caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso.
La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Il nuovo magazine di Convi è ricco di sorprese. Spazio casa, come illuminare casa, consigli e accorgimenti. Nutrizione, l'artrite reumatoide, si combatte anche a tavola. Pasqua, i riti della Settimana Santa, nella provincia di Foggia. Lifestyle, festa del papà, un giorno importante per tutta la famiglia. E in più, news, gossip, attualità, eventi e programmi televisivi da non perdere. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. Eccoci qua, siamo ritornati. Ma tu hai visto che cosa no, io? No, cioè, per piacere, fate un primo piano su... No, no, ma dai, fate prima un primo piano, primo piano. Che hai fatto? Una puntata di Quark sui mostri? Sono uguale alle ballerine. Sì, uguale, guarda, cioè preferisco 100 volte le ballerine. Cioè, Federica, hai 42 anni. Dai! Ma vi rendete ma conto? Ma scusa, perché Carmine, non pensi che mi possa donare? Cioè, allora, scusate, prima della telefonata, fate un primo piano su di lei. Primo piano su di lei. Sì, ecco, guardatela bene, fate un primo piano su Federica. Dai! Sì. Ecco, è aperto il televoto, hai perso, lasciamo perdere. Vabbè, telefonata, pronto! Pronto! Buon pomeriggio! Io ho capito chi è. Grazie, pure a voi! Abbiamo capito tutti chi è! Ma sono famoso anche io! Ma non è famoso manco Piero! No, infatti! Signora, fra un po' io e lei a Ballando con le Stelle, Vabbè! Accettato! Sì, no, è con me! Uno certo. Come va? Abbastanza bene. Abbastanza bene. E com'è? E perché domani non viene in trasmissione che c'è la puntata con tutti gli ospiti, con tutti i telespettatori? No, quando fa più caldo, ma no. Mica è la migrazione, mica dove mica si pontola. Mica al mare. Si fa accompagnare da suo genero? Ma adesso non posso. Non può. Oh! Uè. Non posso, e non ti dispiace. È giusto. Allora, domanda. Vado con la domanda. Sì. Dario Fo è un attore di teatro. Sì. Il centravanti dell'Inter. O un fumettista. Il primo! Esatto! Bravo Luigi, mi ha suggerito! Brava, esatto! È vero, complimenti! Hai vinto 500 grammi di caffè Segafredo. Sì, Segafredo, 500 grammi, 250 grammi per due. Allora, a questo punto, visto l'accento campano e visto il caffè, che vogliamo cantare? Ah, quando che bello caffè! Com'era? Quando mamma è stata fatta, quando mamma è stata fatta, voi sapete che te me fette, voi sapete che te me fette. Lupa mare, chine, fragole e giardine. Basta. Come basta? Vabbè, comunque non c'è bisogno di zingara, panduvina con c'è. Sai cantare gli amici? Ossaccio meglio di... Vabbè, bravissima! Complimenti! Applauso di Ballando con le Stelle! Grazie mille, alla prossima! Va bene, buona serata! Grazie anche a te! Ciao. Che bello! È arrivato il momento! Funiculi funiculà, visto che ci troviamo! Allora, è arrivato il momento...
di farle riscaldare un po', perché qui sotto fa freddissimo, lei sta tremando, sei emozionata, di la verità. Ah, è un vizio, anche lei, hanno tutte lo stesso vizio. Cioè, guardate il sincro, cioè, esatto. Fanno gli stessi movimenti, è fantastica questa cosa. Allora, non vi dico nulla, guardatele, sono eccezionali. Prego, 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 microfono a me. Bella è che microfono, che voi vi divertivate, cioè, no, perché sono proprio loro, sprizzano energia da tutti sono i pori, veramente... da tutti i pori, cioè, vi divertite, sì. È vero, cioè, sì. Che cos'era, da quello che, io sono un profano, sembra una samba, no? È una samba, no? Anzi, questo è un tipo di samba che si chiama batucada, no? Che è quella che si fa con le percussioni, ma non è che siete brasiliano e non me l'avete detto? No. Tu no, sicuro? Sicuro? Non già nel 100%, no. San Paolo Civitate, che hai capito? No, sicuro? Non ti preoccupare. Oh, guarda la telecamera. Tu cosa provi quando balli? Beh, sicuramente è un'emozione grandissima. Poi a me piace tantissimo ballare, quindi è come uno sfogo. È come uno sfogo. Oh, tu invece, sentiamo. E comunque la stessa cosa, anche perché quando sono nervosa riesco a sfogarmi senza dire niente. È vero. Allontana, sei troppo alta, mi fai fare una brutta figura. No, sto scherzando. Oh, tu invece? No, è la stessa cosa, perché comunque con il ballo ti sfoghi, togli tutte tutti le tue... i pensieri della vita, giustamente. Tu, che i pensieri della scuola. Devi andare in banca, è 7.40. Hai ragione. Tu? Pure per me è la stessa cosa, perché quando hai troppe emozioni dentro col ballo riesci a scacciarle via senza dire niente. È vero, quando hai un momento di tristezza tu balli, no? Sì. Oh, stessa cosa tu. Sì, è uguale, la stessa Tra cosa. Tra l'altro questi capelli sono troppo lunghi, non mi sì. piacciono, cioè li voglio anche io, me li puoi prestare che devo andare a una festa. Oh, me li presti, eh? Sì, sì, sì. È andata. Andiamo. Complimenti, brava, accomodatevi, perché, allora, veramente io... Non ne capisco nulla di... Non so se si è capito che non ne capisco nulla di danza, però ho saputo dire questa cosa della samba e sono contento. Spiegaci come mai hai saputo dire questa cosa della perché samba. Perché la samba ce l'ho nel sangue. Quando io giocavo a pallone, cioè, sentivo proprio la samba, cioè, perché esatto. Io giocavo come un samba, calciatore brasiliano. Samba? Questa è una batucada, è vero. Batucada. È una batucada. La batucada è quel tipo di samba che si fa con 100 tamburi, è una cosa bellissima, se non sei mai stato, la fanno solitamente, ma anche la fanno qua a Foggia, non sanno cos'è, però la faranno molto presto, grazie all'assessore. Sì, sicuramente allora. Ormai. Allora spiegaci un pochino, questa come è nata, la coreografia ovviamente la scegli tutta tu. La crea. Allora si prendono dei pezzi musicali
si uniscono, si creano dei mix. Quindi i mix li fai anche tu? No, li faccio fare da un coreografo che fa solo mix, e di là ascolto la musica e creo i passi ovviamente inerenti al ballo, che è una samba. Tra l'altro, obiettivamente, lo so che si dice ogni scarafone è bella mamma sua, però loro, fai finta che tu non le conosci, sono veramente di altissimo livello, cioè perché ballano veramente... Sono bravissimi. In maniera incredibile. Sono brave perché si sacrificano e quindi... col tempo si vedono i risultati, certo. Perché studiano, si sacrificano parecchio per capire tantissime tecniche su ogni passo che bisogna eseguire quando si fanno determinati passi. È vero, certo. Il fatto che lei abbia 15 anni e lei 12, non c'è una differenza, nel senso che comunque sono bravissime. È bravissima come le tutte, altre. Sì, sono uguali perché studiano tutte allo stesso modo. Sono tutte allo stesso modo. E quindi poi anche perché nella federazione c'è la possibilità che se comunque iscrivi un gruppo under 15, possono partire dai 6 anni fino ai 15 anni, certo. Possono ballare. Posso? Ciao Federica, ciao. Conduttore, Federica, ma io ti vedo con quella cosa là, cioè... Tu vuoi ballare una samba anche tu? Mi confondo tra le ragazze. Sì, piacerebbe. Ho dimenticato quello che volevo dire. Cioè, guardate, ora per punizione... È colpa sua! No, scusa, alzati un attimo, smicrofonati. Ti vuole insegnare qualche passo a Federica? Sì. Dai, allora. No, dai, basta! Dai. No, il passo dell'elefante scemo. No. Lei, no. Dai. No, ragazzi, eccola qua. Dai, già fa meglio shopping. Oh, allora insegniamo un passo a Federica. Me la pagherai, questa me la paghi. Oh, allora, dai col microfono, dai. Ma io? Sì, lei, sì, mica sì. Io so fare. Allora. Non è possibile. Allora, punta alle 10:10. Alle 10:10. Allora, per fatti venire i piedi piatti, sì. Allora, porti questo dietro. E devi cercare, devi alzare le punte. Sì. Con i tacchi alzati, sì. E devi cercare di nascondere l'altra punta dietro il tacco. Sì. Devi mettere il peso su questa gamba. Sì, quindi indietro. Sì. E quando porti il peso in avanti devi ruotare il bacino. E poi devi fare un'altra bella cosa. Quando parla la signoria metti il microfonino a papà. Sì, eh? Ok, quindi ripeti. Allora, fin qua ci sono. Tacchi alzati. Un'altra punta nascosta, sì, e quando peso indietro, peso indietro e quando porti il peso in avanti devi girare il bacino. No, non lo so può fare mai. No, zero. Sembra la pubblicità di un frullatore. Sì. Grazie. Vabbè. E vi ricordo che prima o poi Piero me la pagherà. Già una volta mi avete fatto ballare la baciata, quindi complimenti. Comunque da oggi, tu non lo sai, ma anzi da domani oggi, vi scambiate, nel senso che tu sarai la co-conduttrice, tu. Sì, va bene. Oh, siamo contentissimi. Allora, in tutto ciò mi sono ricordata di quello che dovevo dire. Pensa un po'. Perché, cari amici telespettatori, noi non abbiamo le domande scritte, ma andiamo, come si suol dire, a braccio. Sì. Quindi quando ci viene una domanda, noi la facciamo, ma non ce l'abbiamo scritta. Ma non perché c'è pressappochismo, perché noi già ce l'abbiamo nel sangue le domande, è vero? Allora, dicevo, pensavo, no, rispetto a quello che hai detto tu prima, che secondo me la danza ha anche un messaggio molto educativo, nel senso che solo attraverso l'impegno uno può raggiungere dei traguardi. Se uno magari non si impegna, o comunque non va alle lezioni, Ma bravissimo! Brava! Ma Gigi Marzullo, ma bravissimo! Quindi è anche, oltre al divertimento, c'è anche questo forte messaggio, no, per le ragazze, che è giusto che ce l'abbiano, perché solo attraverso l'impegno si possono raggiungere dei traguardi. Giusto, sì, è così, è vero. Perché il ballo, purtroppo, fatto a determinati livelli, richiede molto sacrificio. Perché se non frequenti sempre, può darsi che in quella lezione si sta spiegando una tecnica e tu non sei presente, quindi va a finire poi che rimani indietro rispetto ad altre bambine che vengono sempre. Certo, è vero, così. È vero. Loro sono costanti, però vengono sì, sempre. Sì, sono quelle più costanti. Che non riesci a liberarti, no, non venite un giorno, no, vengono sempre. Oh, volevo sapere dalle ragazze, qual è la vostra giornata tipo? Cioè, che fate dalla mattina alla sera? Come va? Dai, allora. Allora, scuola? Scuola. Se tu la mattina ti svegli, balli un po'. Balli un po', faccio riscaldamento, sì. Scuola. Sì. Poi torno a casa, studio. Pomeriggio scuola di ballo. Ritorno
Dipende, 8:30. Ah. Anche fino alle 10:30 altre quindi volte. Quindi non avete orari? No. Dipende. Cioè abbiamo degli orari, però poi sono loro restano. Cioè. Fanno anche altre discipline, quindi rimangono a fare anche altre discipline. Perché tu che cosa fai? Allora, balli di gruppo, caraibici. Sì, giustamente. E allenamento per le gare. È giustamente, non può stare un po' ferma. Poi alle 10 torni a casa e dormi. Certo. E cioè, vorrei anche vedere. Vorrei. Oh, curi particolarmente la tua alimentazione? No. Perché le ridono? Perché sanno che ad ogni gara mangio sempre cioccolata. Mangi sempre cioccolata. Ecco, allora un messaggio. Avete visto che fa bene la cioccolata? Oh, la posso mangiare pure io. Poi, no, allora. Lo stesso, scuola, casa. No. Allora, ce lo dici tra un minuto perché c'è la telefonata. Pronto? Pronto? Diglielo tu, pronto? Pronto? Non sono pronti? Glielo dico io, pronto? Niente, non è pronto, non è pronto. Allora, ho un problema col telefono. Non solo col telefono, diciamo, cioè è uno dei pochi problemi che hai, vabbè, lasciamo perdere. Allora, continuiamo, quindi. Poi, vabbè, faccio i compiti. E poi o vado a scuola di ballo oppure esco con i miei amici. Oh, quindi esci anche. Qual è la tua materia preferita a scuola? Greco. No, no. Non è vero. Italiano. La tua? Matematica. Matematica, giustamente, al liceo scientifico. Oh, poi tu. Ecco, nota dolente. Allora, fai salasso. No. Non posso. Non puoi. C'è mamma che gira per tutta la città. Quindi. Addirittura, tua madre è un agente segreto, quindi. Ah, ecco. Siamo là. Sì. No, io mi sveglio, faccio bordello a casa. Un po' di bordello ci vuole sempre. Sempre. Ascolti la musica? Sì. Che musica ascolti? Hip hop, quello che capita. Hip hop, giustamente, sì. Poi vado a casa. Cioè non è che ascolti Albano? No. No, giustamente. Allora si va Gianni Vezzusi. Vabbè, meglio l'hip hop. Poi vado a scuola, pure la bordello. Pure la bordello. Sì. Poi vado a casa, mangio. Note? No. Niente. E noi il gruppo. Ah, ecco. Direttamente le note di classe. Ah, materia preferita? Matematica e scienze. Vuoi salutare invece il professore della materia che odi di più? No, non si dice! matematica e scienze. Benissimo. Tu invece, lei con questi occhiali ha l'aria intellettuale, secondo me. Secondo me due salassi al giorno. No, io non ne faccio salassi. No, non ne fai salassi. La mattina mi sveglio. Tutti così, cioè anche Federica. Federica andava alla sala Parigi a giocare a biliardo. Mi alzo, vado a scuola, poi torno a casa, mangio, faccio i compiti e vado a scuola di ballo. E anche tu, quindi fai la stessa vita. La sera, fidanzati? No. Nessuno? No. Vabbè. Perché guardate tutti là? Non si può dire. Oh, non si può dire. Oh, materia preferita? Matematica e scienze. Sono tutte matematiche. Cioè, solo me proprio. Solo niente, io, niente. Zero matematica. Io andavo allo scientifico, matematica niente, proprio non riuscivo. Oh, tu invece? Io invece mi alzo, vado a scuola. Ti alzi? Questo è l'importante. Questo è l'aspetto in comune che hanno, sì, si alzano. Ma quando vi alzate? Vi alzate tutte insieme, naturalmente, no? Dai, allora, poi dopo la scuola vado a casa, faccio i compiti e vado a scuola di ballo. E vai a scuola di ballo, anche tu, la sera non esci perché sei piccola, insomma. No. Dai, ma tu non puoi dire a una ragazzina di 12 anni sei piccola. Beh, vabbè, rispetto a 10 anni. 32 anni. 10 anni, vabbè, è grande nella sua piccolezza. Vabbè, piccolina, mica ho detto, è piccolo, cioè, sei piccola, hai 12 anni, oh, cioè, 10. Hai 10 anni. Io pensa che ho avuto 10 anni. Vabbè. Non lo ricordo più, però anch'io ho avuto 10 anni. Io avevo capito 12 anni. Sì, poi io avevo capito 12 anni, sì. Vabbè. Cioè, tu hai 10 anni. Che carina. Sì. E quindi 10 anni che classe fai là? La quinta elementare. Ma bellissimo. Ma tu alla quinta elementare che facevi alle quinte elementari? Io disegnavo sempre. Io riempivo quaderni di disegni. Proprio che non sapevi disegnare. E poi non sai qual è il fatto più grave, che andavo da mia madre e dicevo: "Che cos'è?" Mia madre: "Una pecora". No! È Minni! Aveva problemi psicologici sin da piccola. Allora dopo terminiamo con lei. Telefonata. Sì. Pronto? Pronto?
Oh, che ciao. Bella voce! Buon pomeriggio. Buonasera. E buonanotte. Buonasera. Anche. Con chi parliamo? Con la signora Anna. Sicuro? Sì, sì, siccome già pensato una doppia personalità, sì. No, siccome ci ha pensato un po', con la signora Anna. Oh, buon pomeriggio, Anna, come stai? Cioè, pensate, perché no, può non stare bene. Come va? Tutto ok? Bene, grazie. Bene. Hai controllato la febbre nel frattempo? Dai. Tutto bene? Non si sente, forse non arriva un po' in ritardo. Mi vedi? Sono quello biondo con gli occhi azzurri. Regia, dici qualcosa, non c'è il segnale? No, c'è. C'è. Anna. Anna? Pronto? Noi non ti sentiamo. Allora, devi abbassare il volume del televisore, devi parlare al telefono, va bene? Ok? Non prende la linea bene. Infatti allora, non si sente tanto. Piano piano ti sentiremo. Allora, domanda. Domanda. Con calma, sola, dai. Allora, Laria, Libiam, degli Eti. Libiam. Allora, non preoccupare. C'è un'aria lirica. Libiam nei lieti calici che la bellezza infiora, è tratta da La Tramvata, La Traviata o La Trasuta? Anna? Giuseppe Verdi è morto. Ma non si sa. Anna? La Traviata! Oh, esatto, bravissima! Ce la vuoi cantare? Non prende bene la linea! Lo so, ma noi qua non prendiamo bene neanche noi, quindi non è un problema. Comunque, hai vinto? Due confezioni, io non devo fare tutto io. Due confezioni caffè Segafredo! Eccola qua! Da 2 da 250 grammi, quindi mezzo chilo di caffè. Sei contenta? Sì! Grazie! Prego! Ci vuoi cantare una canzone? Libiamo, per esempio. Libiamo. Come ci sente? Pronto? Sì! Ci vuoi cantare una canzone? Ho capito, ma non prende bene la linea. Non so se mi sentite. Ma tu... Ci vuoi cantare una canzone? Sì, ma non prende la linea. Ma tu nel frattempo canta! Canta! Ah, la sirenetta. Vabbè, ragazzi, non prego. Vabbè, niente. Anna, grazie lo stesso. Grazie lo stesso. Ed ora Piero ci canterà una simpaticissima canzone. Così, l'ho appena cantata. Grazie, Anna. È andata. Oh, com'era Libiam? Com'era? Allora, no, scusatemi. Non la conoscevo. Libiamo nei lieti. Non avevo capito che aveva questa melodia. Oh, quindi ora cantala tu. Ma perché oggi ce l'hai così tanto con me? Mi vendi mai, no, ma ragazzi. Figurati, ma cioè ti ho visto nascere. Oh, 3 anni fa. Quanti... Dai. No, voglio che me la canti tu. E te l'ho appena cantata. No, cioè, te la devo limpare ancora. Libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora. Continuo, cioè. Ma la sei tutta la memoria? Cioè, io e la Traviata andavamo a scuola esatto. Insieme. Cioè, vabbè, lasciamo vabbè, perdere. Andiamo avanti, va. Oh, sono io, stata brava. Siamo arrivati a Will Foggia. Sì, siamo arrivati a Will Foggia, così dopo. Vedremo ancora una volta le nostre stelle ballare, anzi prima no, dovevamo sentire prima lei, giustamente, sì, perché cioè, eravamo rimasti, fai Salasso, no? No. Qual è la tua materia preferita? Inglese. Oh, bello. Oh, potresti fare qualche lezione di inglese a Federica? Cioè puoi dire una frase in inglese a Federica?
Come ti chiami? Come ti chiami? What's your name? Cioè, lo so dire benissimo. Che cosa ha detto? È bravissima. Ma io sono madre. The pen is on the table. Esatto. Sì. Vabbè, vabbè. Lasciamo per. È brava Federica, eh? Sì. Vero? Devi dire sì, sì. Sì. Fantastica. Sì. Ora, è arrivato il momento di Willa Foggia. È arrivato. Vuoi vedere le partite casalinghe del Foggia gratis e in tribuna? Con Convi si può! Recati ogni giorno nei supermercati Convi e potrai realizzare il tuo sogno! Porta con te la Fidelity Card Convi. Se non ce l'hai, puoi farla gratuitamente. Effettua un acquisto per almeno 5 euro e conserva lo scontrino. Poi, sintonizzati sui programmi di Teledauna, dove ti sarà data una parola chiave, e vola sul sito www.convi.it. Inserisci il codice scontrino e quello della Fidelity insieme alla parola chiave del giorno e dalle 15 in casa Convi potrai partecipare all'estrazione di 30 biglietti per ogni gara casalinga del Foggia. Convi, we love Foggia. Eccoci. Oh, eccoci qua. Notavamo che questi, c'è poco da scherzare. Questi strassini che rimandano ad un diadema, sì. No? Ecco, lei è stata lobotomizzata. Esatto. Praticamente ha avuto un taglio qui, le hanno asportato. Dico sì. No, perché se hai il taglio così ti chiudono. Esatto. Così, se hai, e quindi io ho messo questi strass per non sì, far, per vedere, non la far vedere la cicatrice. Infatti, insomma, una giovane Frankenstein. Vabbè, allora, quante persone hanno aderito oggi a We Love Foggia? Ho i fogli riciclati, o anch'io riciclo i fogli. Quante persone? 59! 59! Eccole qui, vedendo. La parola chiave di ieri era Vespa. La parola di chiave, la parola chiave di oggi è Vittoria. Ma come lo dice bene Vittoria? Ridillo. Vittoria, è vero. Oh. Eccole qua, le abbiamo viste tutte 59, tutte. Benissimo. Esatto. Quante nostre palline abbiamo? Ma non lo so, forse 59. Brava. Esatto. 59 palline, facciamole vedere. Oh che bello. Tutte le volte la nostra Stefania le rimette in ordine. Esatto. Grazie Stefania. Brava. Vediamo. L'urna che è vuota. L'urna vuota, è vuota? Sì. Inseriamo le palline. Ok. Oh. Spieghiamo le istruzioni per l'estrazione. Istruzioni per l'uso. Istruzioni per l'estrazione. Sì. Allora, che dici, faccio... Tu sei la padrona. Estrarre a loro. Sì. Allora, per simulare il... No, il... Come si dice? Il... No, Carmine, scusa, non suggeriamo. Cioè, deve farcela da sola. Per simulare il... Sì. E dai! Per simulare, ragazzi! No, attenzione, continuiamo, questa va sul Striscia la Notizia, sì. Sì, vai. I nuovi mostri. Sì. Per simulare il... Sì, per simulare il... Per immischiare le palline. Ecco, il movimento. Bisogna, delle... il movimento, bastava semplicemente aiutarmi. Ma no, ma è bellissimo, è simpatico. Il movimento, no? Sì. Non fa tanto rumore solitamente, cioè non si riesce tanto a sentire a casa. Quindi io ho inventato... Aspetta, continua, io faccio la sigla del mondo di qua. Ho inventato il voodoo boom. Quindi quando inserisco la mano e muovo le palline, bisogna fare voodoo boom e voodoo boom. E quindi pescare il numero e farlo vedere in telecamera, ok? Vai. Oh, allora, devi dire, quando, però col microfono, dove stai il microfono? Chi se l'è mangiato? Oh, eccola, ecco. Oh, allora, devi fare budu boom. Lo so, cioè, dipende da me, prima non si faceva quando c'ero Lei Wolf, ma quando è arrivata lei non si capisce più niente, sì. Allora, budu boom. Brava! Che è successo che avrai domani a scuola? 44. No, l'infilata, vabbè, non fa niente. Chi ha vinto oggi? Luigi Iride. No, davvero? Il fantasticissimo Luigi Iride che ieri ci ha chiamato, voi non ci avete visto perché non c'era il segnale, ci ha chiamato per darci la sua solidarietà, quindi meritatissimo questo biglietto per Luigi, esatto. Iride. Vai. No, però devi cambiare, non puoi fare più budu boom. Cambia. Budu boom.
Bodobo. Eccolo qua. 16. Corrisponde a? Che corrisponde? Grazie. No! Lucia Tibollo. Abbandonare lo studio, Lucia Tibollo. Non ci credo. Lucia Tibollo per la 842esima volta. Cioè, Lucia Tibollo, veramente. Ma Lucia Tibollo non viene domani. No, Lucia Tibollo, allora te lo dico. Se vuoi ritirare questo biglietto, domani puntata dei telespettatori, perché non è possibile, perché tu devi venire a spiegare infatti in studio che questo gioco non è truccato, cioè, perché non la è gente truccato, e soprattutto come fai ad avere tutta questa fortuna? Esatto, cioè, sei più truccata di Platinette, diciamo. Oh, vabbè, Lucia Tibò, hai vinto anche tu insieme a Luigi Iride. Che dovete fare? Dovete chiamare il numero in sovraimpressione che state per che vedere adesso. Che ancora non abbiamo imparato. Ecco, che noi non abbiamo imparato perché non ci arriviamo mentalmente. Esatto. Ecco qua, eccolo qua, We Love Foggia. Se sei stato sorteggiato... Dai, Carmine! Fermi tutti. Oh! Chiama il 5-12-09-3-9-6, ecco qua. Poi, ecco qua. Quindi, Lucia Tibollo e Luigi Iride, potete chiamare questo numero perché avete vinto un biglietto per Foggia Ischia Isola Verde, la prossima partita in casa del Foggia. Posso spostare il tavolino? Posso? Sì, grazie. Prego, vuole qualche altra cosa? No. No, ok, un cocktail? Oh, ecco, telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, buon pomeriggio, con chi buon parliamo? Buon pomeriggio a voi. Con chi parliamo? Sono Giovanna. Oh, Giovanna carissima. Ciao Giovanna, come stai? Che bravi, mi voglio complimentare con queste splendide ballerine. Oh, facciamo un applauso a queste ballerine fantastiche, è vero. È vero. Sono. Cosa? Quando ballo? Pronto? Sì. Cosa, scusa, dicevi? No, non ho capito, ho acceso tardi la televisione, ma sono di Foggia. Sono della scuola Ballando con le Stelle, anzi, appena chiuderai questa telefonata potrai vederle ballare, pensa un po'. Le ho già viste, sono state bravissime. Quindi sei riuscita, mi fa piacere, ma tu balli? Sì, sì. No. Tu non, niente? No. Come mai? Mi piacerebbe, è bello ballare, ma purtroppo mio marito non mi accompagna, non è un ballerino. Ecco. È strano per questo fatto, invece è bellissimo. Lo so. Come mai non ti accompagna? Preferisce guardare la partita? Sempre, dalla mattina alla sera. È giusto. Invece dovrebbero essere gli uomini, no? Certo, sì. Tutti uomini. Se vuoi andare con Federica, cioè Federica te la porta, cioè sta là, si fa piccirella in macchina, esatto. Non è un problema. Oh, vabbè, domanda. Riccardo Garrone, recentemente scomparso, aveva interpretato il geometra Calboni in quale film? Mamma mia, aiuto, difficile. No, questi aiuti Pino! Sono... Non lo conosco. Non è possibile. Allora, è un film di Paolo Villaggio. Pino, i giornali! Oppure, cioè, non so, puoi dire tu, no papà, che mi no papà! No, non lo so. Carmine, smettila. No, non lo so. Allora, ma tu Paolo Villaggio ce l'hai presente, Paolo Villaggio? Paolo Villaggio, sì, Fandozzi. Fandozzi, bravissima. Complimenti, ultima. Grazie. Ultime apparizioni faceva San Pietro nella pubblicità del caffè Lavazza, ma noi lo possiamo dire perché lo sponsor è Segafredo. Ma sì. Perché è morto Paolo Villaggio? No, no Paolo Villaggio in questo momento sta facendo le corna, è morto Riccardo Garrone. Ho capito. Quello che faceva Calboni, te lo ricordo che faceva Puccettone. Sì, però ecco, non sapevo come si chiamasse. Infatti mi sembrava strano. Vabbè, hai vinto. Che hai vinto? Hai vinto due pacchi da 250 grammi di caffè Segafredo, quindi 500 grammi di caffè. Grazie. Prego. Ricordiamo che i nostri premi si possono ritirare entro 15 giorni il lunedì. Sì, me l'hanno spiegato a via Giussani. Bene, lo spieghiamo agli altri, in via Giussani, il lunedì, mercoledì e venerdì. Però quando si tratta di prodotti
facilmente deteriorabili, quindi come la mozzarella, la ricotta, che scadono presto, entro ovviamente due giorni. Prima. Brava! Che canzone ci vuoi cantare adesso? Vuoi cantare una canzone? Ecco. Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Oh, ma quella sapete, più bella cosa? Allora la vogliono cantare insieme a te, vero? Sì, però è ritornello. Sì, sì, dai, insieme, in cantiamo coro. Tutti insieme. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di te. Oh, grazie, bravissima, complimenti. Ce lo puoi imitare un po'? Ma perché? Perché cioè, non c'è, basta avere problemi di adenoidi e parli come. Certo. Grazie. Più bella cosa non c'è. Uguale ad Eros Ramazzotti. Ma è lui. Ma c'è Eros Ramazzotti a casa tua. Come sei, immersa quando vuoi. Spegnetela, sì. Bravissima. Brava. Complimenti. Grazie mille per averci chiamato. Ciao, oh, domani c'è la puntata con i telespettatori, quindi se vuoi partecipare ci fa veramente piacere. Ora vediamo. Un saluto alle bambine tutti voi. Ora vediamo, è come quando eravamo più piccolini, no? Damo dalle ragazzine, dicevamo no, ci devo pensare, cioè, era sempre no, ci devo pensare. Vabbè. Ok. Grazie. Ciao. Ricordiamolo, grazie. Soprattutto a Giovanni lo scopatore di Troia, lo spazzino di Troia. Lo spazzino. Cioè tu ci hai detto. Operatore ecologico. No, lui vuole essere chiamato lo scopatore di Troia. Tu ci hai chiesto di fare la puntata con i telespettatori e poi non mi rispondi. Oh, allora, domani ci sarà la puntata con i telespettatori. Contattate il nostro numero, che è lo stesso di Convivi la Foggia, se lo mandiamo è ancora meglio, oppure scriveteci a televisione@convi.it oppure sulla pagina Facebook, perché vi vogliamo numerosi. Per adesso ce ne sono già, c'è Milena Cagnazzo che ha detto che non vuole venire, ma siccome Marisol vuole venire, Marisol, convinci tua madre, perché noi ti abbiamo invitato, quindi aspettiamo te e tua madre, anche perché se vengono Lucia Tibollo e Milena Cagnazzo, veramente abbiamo una puntata di fortuna totale. Le super fortunate. Quindi mi raccomando, domani puntata con i telespettatori. E adesso è arrivato il momento di vedere ancora una volta all'opera le nostre girl, ballerine. Le nostre ballerine. Eccole qua. Attenzione. Che devono fare? Pronti partenza via? No. Fate un inchino al vostro pubblico, prendetevi questo applauso fantastico, bravissime, ballando con le stelle, Foggia, grazie.
È un regalo grandissimo che mi avete fatto oggi, bravissimi. Che cosa abbiamo visto, maestro? Questo è un coreografico dove si vedevano degli schemi di ballo, tipo delle circonferenze, delle linee dove si interscambiavano posizioni, sempre con una base sotto di samba. Di samba, è vero. Oh, devo dire che per loro non è stato facilissimo ballare qui dentro, perché loro sono abituati a una sala grande e questa è una sala stretta, cioè dove al massimo ci stiamo io e Federica. Questa è una sala riscaldata. Sì, poi tra l'altro qui fa un freddo, anzi, continuiamo la campagna. Sì. Sì. Sì, ok. Esatto, siamo Piero in pista. Ok, ho ballato, giuro. Vabbè. Cioè, non so ballare, cioè, sembra l'orso Yogi qui. Oh, allora. Stavo dicendo, e poi qui fa molto freddo, quindi non è facile per loro, che però non hanno freddo, il maestro ormai è anziano, quindi c'è un po' di freddo, ce l'ha. Oh, beh, io voglio sapere una cosa, come si fa per iniziare a ballare? Cioè, Federica che non sa ballare, e io che non so ballare, l'ho detto anche me, vogliamo iscriverci a scuola di ballo da te. Sì. Come si fa? Innanzutto, dove si trova la scuola di ballo? Via Oms. Via Oms. Zona San Michele. Zona San Michele, benissimo. Sì. Ah, ecco, quindi A fianco Istituto di Bellezza Luna, non so se... Cioè, no, io proprio bellezza, proprio... Cioè, sì, lei sì, magari lo sa perché... Infatti, zona San Michele. Zona San Michele, insomma. Quindi comunque una zona abbastanza centrale. Centrale. Vabbè, esistono dei corsi base. Sì. Ecco. Inizia da un corso base dove impari prima le basi. Corso impediti, diciamo, per e poi me, sì. Ci sono i corsi intermedio e poi il corso avanzato, che il corso principiante dura un anno, secondo anno corso intermedio, dal terzo anno in poi è un corso avanzato. Diciamo io dopo tre anni posso dopo tre anni. Ma loro. Esistono delle persone magari che non sono proprio portate, che non sono predisposte per la danza? Sì, esistono. Cioè proprio negate, che cerca dici... di trovare delle colleghe. Esatto. No? Sì. Che tu dici proprio no, non ce la puoi fare. Ci sono persone che ci provano poi abbandonano perché non riescono. Vabbè, questo io penso in tutte le discipline sportive, insomma. Però c'è cioè, comunque la base di tutto è il divertimento, perché c'è esatto. Anche chi non lo fa per, certo, non si fa per solo per agonismo, ma lo fai anche per staccare dalla vita quotidiana, cioè, una presa dalla vita quotidiana. Ci sono quotidiana. Anche adulti che vengono a fare anche divertimento, scuola da divertimento, solo, ma sì, ma solo per divertirsi, senza studiare. Ah, assolutamente. Solo per assolutamente. Passare delle ore in buona compagnia di altri amici. Perché poi quello è l'importante, cioè è ovvio che io... Cioè, il ballo io è anche una terapia. Sicuramente un premio mondiale dopo tre anni, però insomma, non lo faccio perché faccio divertire gli altri, esatto. Però... Potrei farcela anche io. Posso ballare insieme a voi tra tre anni? Sì, però non era un sì un po' partorito. Sì, non erano convinte. Cioè, vabbè. Ok, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Salve! Ciao! Con chi parliamo? Sono Pompeo da Troia. Oh, ciao, finalmente un troiano! Ma che fine avete fatto? Beh, che fine ha fatto la vostra emittente? Cioè, noi ci hanno fregato tutto, diciamo. Ci sono abbiamo... messi nel cavallo. Sì, esatto. Non ti preoccupare, ragazzi. Pompeo, hai già vinto per questa cosa che hai appena detto. Oh, Pompeo, domani, dillo, cioè esci in piazza là, no? E dillo a tutti. Domani c'è la puntata dei telespettatori, quindi vogliamo i troiani, eh? Mi raccomando. A che ora? No, alle 3:15 qui, va bene? Ci sarai, Pompeo? Domani vado a San Giovanni Rotondo. Prima di passare a San Giovanni, passa qua e dopo vai a San Giovanni Rotondo. Io pure sono nato a San Giovanni Rotondo, quindi insomma... Cioè noi... Adesso per esempio è saltato il segnale. Ecco, è saltato il segnale? Quindi non stai vedendo... No, sto sentendo. Ci stai sentendo soltanto. Comunque sono invitati ovviamente... Ecco, ora è tornato però, eh? Sì, adesso. Hai visto? Era uno scherzo. Sono invitati tutti i cittadini di Troia, non solo, eh? Sì, assolutamente. Troia, Torre Maggiore, Lucera, Stornarella... Dove abbiamo più il convi che non me lo ricordo più? Troia, Torre Maggiore, Lucera, Stornarella... No. Vabbè, molto Foggia. E Ortanova, ed Ortanova, mi raccomando, poi da Stornarella soprattutto, ma non viene mai nessuno da Stornarella, cioè che fate a Stornarella? Tutti a ballare, vabbè. Oh, domanda per l'ottimo Pompeo. La baciata è un ballo, una ragazza molto desiderata, una crema... Molto baciata, diciamo, sì.
Una ragazza molto desiderata o una crema pasticcera? No, non ho capito, chiedo scusa. Sì, vabbè, cioè, vabbè, giustamente. Scusa. Allora, con calma, con calma. Infatti. La baciata. La baciata. Che cos'è? No, ti do tre opzioni. No, scusa, la baciata o la patata? La patata è un'altra cosa, quella è la ragazza molto desiderata, ma quella è un'altra cosa, non si può dire. Oh, quindi? No, sì. Allora, la baciata, ok? Che cos'è? Ti do tre opzioni. La, no, no, non sento bene. Baciata. Io me ne vado. Baciata. Ok, perfetto. Ok, va bene? Oh, sì, sì, fin sì. Qua ci siamo. Che cos'è? Ti do tre opzioni. Scusa. Va bene? È un ballo. Una ragazza molto... È un ballo. Eh sì, vabbè. Direttamente. Vabbè, c'è tutta questa cosa sentire. Per la domanda. Bravo, bravo, applauso, applauso. Bravo. Bravo, complimenti, complimenti. È un ballo. Ci vuoi ballare una baciata? Baciamoci una ballata. E baciamoci una ballata, prima. Sì, a questo punto. Dai, ora devi cantare, Pompeo. Cosa dico? Allora, che dai, canzone, cammina, che vuoi? Canto quella di Jimmy Fontana. Di Jimmy Fontana, addirittura, come, cioè, roba nuova proprio, no? Tecno. Sì, che cosa? Che cosa? Il mondo. Il mondo, ma va! Esatto! Ma aspetta, prima di cantare il mondo, ma c'è un'altra canzone che ha fatto esatto. Jimmy? C'è Jimmy Fontana, una canzone ma conosco una. Io. Oh, no, ce ne sarà una. Non mi ricordo, boh, di Jimmy Fontana. Ma nemmeno io, vabbè, il mondo, vai, il mondo. Se fai così non la canto più. No! No, ci piace! Ti chiedevo, siccome non lo so, siccome per esempio c'è Ferradini che ha fatto Teorema e le altre non le conosce nessuno. Jimmy Fontana ha fatto il nome, ma ne avrà fatta un'altra, è una domanda. Ah, è una domanda? Sì. Cioè, secondo te ne conosci un'altra Jimmy Fontana, ma poi ci canti il mondo? No, adesso no, magari se la sento... Riesco pure a risalire Jimmy Fontana, ma adesso impegno, non... Proviamone un'altra. Vai con il mondo, vai, vai. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Ritornello! Gira il mondo, mondo non si è fermato mai un momento, la notte segue sempre il giorno. Pompeo, non l'ho fatto più cantare. Bravo, bravo Pompeo, hai vinto? Hai vinto due confezioni da 250 grammi di caffè Segafredo. Sei contento? Molto. Beh, ci fa piacere. Domani ci sarai? Non lo so, te l'ho detto. Vabbè, però... Da, vabbè, cioè, da San Giovanni l'asta, cioè... Non è che... No, da, beh, non lo so. Vabbè. Grazie Pompeo, grazie, sei sempre grazie gentilissimo. A voi, salve. Oh, buona giornata. Carmine, cosa vuoi oggi? Federica ha avuto un problema, cioè ha battuto la testa, è caduta dal seggiolone. E mi hanno fatto... Sì, sì. Oh, a proposito, vi è piaciuto il programma di Federica? Carmine! Parlando con... No, come si chiama? Ah, meglio shopping che male accompagnate? Fatecelo sapere! Cioè, non ce lo fa sapere, se no si demoralizza. No, però aspettate, fatecelo sapere... Dopo aver visto la seconda puntata di Shopping, che va in onda venerdì. Che va in onda venerdì. Salvo furti di cavi di rame e cose del genere. Oh, io volevo sapere, però dovete essere sinceri, tanto lui non va ascolta. Ma com'è questo maestro? È bravo? Com'è? Bravo? Vi fa, cioè, è bravo, non vi fa arrabbiare mai, non lo fate arrabbiare mai? Così. Ridono, così. Cioè, perché tu lo fai arrabbiare ogni tanto? No, insieme. Ah, ecco, insieme. In coro. Sono in sincro, è giusto. Insieme. Cioè, perché? Quando si arrabbia? Quando chiacchieriamo e non balliamo bene. Ah, e vabbè, è giusto, è un professionista. Tu invece, che secondo me che hai fatto quel giorno? Maestro. Cioè, com'è... È un bravo maestro. È un bravo maestro, vabbè, però questo lo dovevi dire. Sì. Cioè, però, cioè, cosa miglioreresti nel tuo maestro? Niente. Niente, è perfetto, è perfetto. Quelle tremole vedo male. Oh,
soprattutto la centrale. Anche secondo me. Ecco, ecco, sentiamo, sentiamo. No, no, come maestro è bravo, il problema siamo noi. Siete voi il problema? Cioè lui è un piccolo santo, diciamolo. Cioè perché lo fate arrabbiare? Eh no, perché facciamo bordello. Cioè tu mai fai bordello? Sì, io sempre! Sempre, cioè c'è una volta che stai ferma? No. 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 Neanche quando dormo. Ma neanche quando dormi? Anche quando usciamo. Anche quando, cioè che cosa succede quando uscite? Sentiamo, sentiamo. In mezzo alla strada si mette a urlare come una pazza. Si mette, come mai? E balla in mezzo alla strada e la ficcano sotto. Ah, poi... cioè non ti hanno mai ficcato sotto, no. Però, no. Quasi. Quasi, quasi. Ah, ecco, ma... poverini genitori, come si chiamano i genitori? Come si chiamano? Padre Pio e Madre Teresa di Calcutta, cioè veramente sono dei santi. Oh, invece le due grandi, le due grandi. Allora, cosa vi piace e cosa non vi piace del vostro maestro? Allora, comunque un bravo maestro, è molto paziente con noi, appunto che... è molto paziente, ci aiuta, cioè, ci ha aiutato molto in questi anni, siamo migliorate moltissimo. Oh, senti, sono raffreddata, ok? Anch'io sono raffreddata. È raffreddata? Questo. Tutto è perfetto, tu... Io sono la capogruppo. Ecco, tu sei la capogruppo. Lei è la leader. E sono anche l'assistente, perché quando il maestro non c'è, metto io la musica. Cioè, quando il maestro non c'è, guido. Si balla, guido diciamo. Io. Ah, ecco. Come ti trovi? Come ti trovi? Bene. Oh. Comunque, maestro paziente, anche perché dopo 2 ore di allenamento non resistiamo. Vabbè, ma 2 ore di allenamento sono tanti. Io sudo soltanto a pensare a 2 ore di allenamento. Senti, ma... tu che fai l'assistente del maestro, poi ti piacerebbe fare l'istruttrice una volta? Sì. Sì? Sì. Cioè, quindi tu vedi questa strada, quella della danza? Sì. Assolutamente sì. Qualcun altro vorrebbe fare l'istruttrice? Tutte, ragazzi. Tutte! Ah, questo maestro è un guru, non è un maestro, è fantastico. Oh, e invece ballando... A parte la scuola, la trasmissione, ballando con le stesse, stiamo ballando pure con le sì. Stesse. Oh, voi che siete un pochino più critiche, come la vedete questa trasmissione? Come ballano secondo voi? Sono bravi? Vai, 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 dai, fai un po' di bordello, dai. No, io non la seguo, so solo come si chiama. Non so solo come si chiama. Ma ti piacerebbe andare in una grande televisione a ballare? Sì. Anche là distruggeresti il mondo, diciamo. Oh, vabbè, vabbè. Come, ma chi segue Ballando con le Stelle? Nessuno. Vabbè. Sono loro le stelle. Però comunque, come assistente, come capogruppo, sì, è la migliore. No. C'è solo lei, praticamente. Oh, dopo il maestro. Lui è sempre... Lui è il miglior maestro, c'è solo lui. E lei è la migliore capogruppo. Capogruppo. C'è solo lei, è vero. Tu sei solo la migliore ballerina che fa bordello. Sì? Bene, cioè, ognuno è migliore, ognuno è migliore. Mi fa veramente piacere. Oh! Allora, io, profano totale, voglio andare a ballare. Vengo, ci sono delle lezioni di prova, certo. Non è che vengo vestito così, naturalmente. Come loro quando si allenano, come... Tenuta ginnica, ecco. Quindi normale tuta e scarpette. Scarpetta leggere per potersi muovere. Oh, la prossima volta possiamo vedere anche il maestro ballare, che ne dite? Sì. Sì, sì, sì. Perché cioè, non ho capito, dovete ballare soltanto... Oh, ma allora, loro hanno questi costumi che sono particolarissimi e bellissimi. Invece l'uomo come si veste solitamente? L'uomo utilizza o il frac... Ah, le ecco. Standard, quindi... oppure dei pantaloni neri, camicie nere per fare latinoamericani, ecco. Sempre fatti su misura dalla sarta. Oh, e tu hai tra i tuoi allievi dei maschietti? Beh sì, li ho avuti negli anni passati, ma ultimamente è uno sport maschile poco valorizzato nella nostra città. Però è un perché preferiscono più fare il calcio che non il ballo. Però è un peccato, anche perché... È un peccato, sì, perché altrimenti queste sarebbero tutte coppie. Non sarebbero balli di gruppo. Anche perché poi, insomma, è un ballo adatto. Si adeguano al ballo di gruppo proprio perché mancano i maschietti, se no altrimenti fossero tutti balli di coppia. Ah, è giustamente. Mancano gli uomini, ma come mancano mai? Gli uomini, ma scusate, ragazzi, ma con state? Delle ragazze così belle, che fate? Voi state a giocare a pallone. Cioè, raga, vabbè, è una cosa... Oh, tra l'altro...
Questo è un lavoro aerobico, quindi fa bene alla circolazione, fa bene al cuore, fa bene soprattutto anche alla mente. Fa bene anche alla mente, questo è proprio sicuro, perché ci si sfoga. Si sfoga, scarica, è una terapia il ballo. Loro da agoniste devono seguire una dieta particolare o no? Mangiare ridono sempre, perché a loro piace la pizza. Diciamo che loro mangiano di tutto, perché comunque facendo allenamento bruciano. Bruciano parecchio, quindi non c'è bisogno dell'alimentazione. Sono ragazze, quindi sono tutte abbastanza magre. Quindi sono tutte abbastanza magre, è sono vero. Magre. Quindi, insomma, Federica, cioè, ma sono potrebbe magre, venire anche Federica? Sì, certo. Cioè, t'ha guardato prima e poi, vabbè, può. No, Federica è magra, che non sa ballare, però è magra. Ma tu balli, vabbè, cioè. Ma non è detto che è il fatto di essere magri, ecco, essere robusti. Ti sta salvando, ti sta serve, salvando. Cioè, serve l'agilità molte volte e la prestanza, non è detto che conda molto essere magri, perché a volte anche la muscolatura può essere rigida. Vado al medico. Esatto. Oh. Ma tu hai mai ballato, Federica? Ti faccio io questa domanda. Mai. Cioè mai, neanche... Ma ballato in che senso? Questi balli no, assolutamente a quel livello, no, mai. Cioè era ovvio. Cioè proprio zero. Cioè dopo che hai fatto però, quella sì, cosa però solitamente là, mi piace anche perché io canto e quindi io cioè, penso di avere comunque una musicalità mia. Ah. Tutta particolare, cioè. Ah, e quindi se canta, ora ci canterà una canzone. Perché ve la canto quando mi passerà il raffreddore. Il ballo è arte e musica. Esatto, il ballo è un'arte, la musica quindi è un'arte. Che esatto. Ci canti? Quando mi passerà il raffreddore. Ecco, se, vabbè, vai Carmine, vai con la canzone. Vabbè, noi siamo arrivati al termine. Sì, di questa siamo arrivati al termine. E ci dispiace moltissimo. Stati benissimo con voi e sì, vi ringraziamo. È vero. Io sono certo che molti di voi, soprattutto i maschietti, ma dove siete? Andranno in via Homs da Ballando con le Stelle, perché poi tra l'altro c'è lui che è un santo. Poi se avete genitori, se avete una figlia esagitata proprio, mandatela, si calma, cioè veramente è vero, si calma, è un metodo, altrimenti fa il contrario. Esatto. Effetto contrario. Va bene, allora ringraziamo Luigi Carella, maestro di ballo di Ballando con le Stelle, e le nostre stelle, Aisha, Siria, Erika, Luigia e Doriana. Grazie mille. Grazie. Vi aspettiamo ovviamente. Quando vincerete il prossimo premio? Tra pochissimo. Tra un po'. Cioè, noi il 26 abbiamo il campionato regionale FIDS. Ah. E il 25 andiamo a fare un campionato italiano a fondi. Benissimo. A fondi latina. Fondi. Ah, benissimo. Quindi, tramite il maestro ci tenete ci informati, in voi qua siete le padrone, i padroni di casa, quando volete venite qua, perché ci fa veramente piacere, a te purtroppo che vai al volta un po' meno, però va bene. Dai, non è vero. Cioè, vabbè, cioè, devi, cambia scuola, c'è il Marconi. Che vabbè. No, hai visto? Vabbè, capita, cioè capita, deve avere un difetto, è bella, è alta, sa ballare, purtroppo va al volta, vabbè, ma non fa niente, capita. Vorrei ringraziare Piero, ma in realtà non tanto lo ringrazio oggi. Perché? Perché no? Perché è stato un po' monello, mi vendicherò. Li bianne i lieti calici, che la bellezza infiora. Noi ci vediamo domani. Sì. Con la puntata... Sì. No? Con la puntata, sulla puntata, la puntata, sì. Con quella degli ospiti. Con gli ospiti. Siete ancora in tempo. Soprattutto tu, Giovanni Lo Surdo, che mi scrivi, perché è una puntata? E poi non mi rispondi, Giovanni Lo Surdo. Lo so dove trovarti, mi raccomando, se c'è una strada sporca tu non sei passato, quindi tutte le strade pulite ci sei tu, a Troia, devi venire. Quindi puntata noi telespettatori, grazie ancora a Jenny, andiamo a finire la torta perché insomma, schifo, ci no? Siamo, non ci esatto. Fa. Noi adesso andiamo a registrare la puntata di Federica. La terza di... puntata. Sì. Dai! Di Poveri Noi, come si chiama? Meglio shopping che male accompagnate. Meglio soli che piuttosto che vedere la trasmissione. Grazie ancora a Ballando con le Stelle, grazie ancora al maestro Carella, grazie ancora a Federica, ci vediamo domani. Ciao! Toglietemi la tana, non appartengo a questo zoo. Toglietemi la tana, ho tanti amici e non lo so.